Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di uno scanner, lo vedete qua davanti, è lui, il CZ UR Lens Pro. Questo scanner, vedete, è super compatto da scrivania, veramente efficiente, che ha dalla sua anche un buon prezzo, lo andate a pagare intorno ai 120-130 euro su Amazon. Vi lascio qua sotto il link in descrizione in base ai coupon applicabili da Amazon nella pagina d'acquisto. E come vi stavo dicendo, lui è veramente efficiente. Ma prima di parlare delle sue caratteristiche e di provarlo, facciamo un veloce unboxing. Nella confezione troviamo un cavo di alimentazione USB Type-C, dopodiché troviamo il tappetino che andremo a posizionare sulla scrivania, che ci dà i limiti di utilizzo dello scanner, quindi la grandezza massima che lui è in grado di scannerizzare. Dopodiché troviamo un manuale di istruzioni Quick Starter e poi troviamo un CD che serve per l'installazione del software. Ovviamente non è necessario utilizzare il CD, io ovviamente non l'ho utilizzato perché ho un Mac, quindi non ho nemmeno è la possibilità di inserire un CD, ma basta andare nel sito ufficiale CZ UR e si scarica l'ultima versione del software, che è disponibile sia per Mac che per Windows. Una volta installato, quando lo andremo ad aprire, ci chiederà il codice di attivazione e questo codice di attivazione lo troviamo sotto al nostro scanner, quindi andiamo ad inserirlo e voilà, il nostro software è pronto all'utilizzo ed è un software veramente completo, che ci permette di fare davvero di tutto. Avete visto che è tutto molto minimal, molto semplice, ma lui funziona davvero in maniera incredibile. Anche il software l'ho trovato completo in tutto. Lui si può andare a richiudere quando non si utilizza. Qua sopra abbiamo anche un piccolo tasto che ci permette comunque di accendere e spegnere la luce anche quando lui è aperto, perché comunque in base alla luce che già abbiamo nell'ambiente possiamo decidere o meno se ci serve o no questa luce, per non creare magari troppi riflessi, se soprattutto le cose che andiamo a scannerizzare sono magari un po' di superficie lucida. Già qua io sono un po' in crisi con la scannerizzazione perché ho tutti i fari che puntano da questa parte, che sono quelli per tenere illuminato me e l'area, quindi sono veramente tanti rispetto alla luce che normalmente uno utilizza in ufficio o a casa quando deve fare le cose su una scrivania, quindi questa già è fin troppo problematica per la gestione ovviamente dei riflessi. Quindi detto questo, direi che possiamo parlare delle sue caratteristiche. Lui monta un sensore CMOS da 12 megapixel, ha una risoluzione di 4032x3024, quindi una risoluzione molto alta, e devo dire che dal punto di vista della qualità è davvero eccellente, rapportata ovviamente al prezzo per cui ci viene dato questo scanner. Per quanto riguarda le caratteristiche di scannerizzazione, lui scannerizza in JPEG o in TIFF, però poi è possibile tramite il suo software, come vedremo, esportare il file scannerizzato in Word, in Excel, in PDF o in JPEG, quindi in base alle necessità che uno ha dal punto di vista dell'utilizzo che ne deve fare di quel file. Lui supporta la tecnologia OCR, quindi è in grado di rendere digitale qualsiasi testo che noi gli andiamo a posizionare sotto, e soprattutto è in grado di riconoscere 185 lingue, ovviamente anche l'italiano. Quindi veramente completo anche da questo punto di vista. E poi, come ultima cosa, lui è in grado anche di riconoscere i barcode e i QR code. Queste sono le sue caratteristiche principali, quelle che ovviamente interessano di più a chi va a acquistare un prodotto di questo tipo, perché lui è comodissimo ovviamente in ufficio, ma è comodissimo anche a casa per le cose di scuola dei ragazzi, dei bambini, cioè veramente è davvero multiuso in tutto. E il suo software, che è in lingua italiana, ed è anche questa una cosa da non sottovalutare, ci permette veramente di fare tutto quello che vogliamo con questo scanner in maniera semplicissima, perché è davvero molto intuitivo. Quindi direi di non perdere altro tempo e andiamo ad aprire il nostro software. Vedete, qua abbiamo subito la possibilità di fare scanner, facciamo scanner e questa è la schermata iniziale. Come vi ho detto, è davvero molto semplice, basterà andare qua sul lato destro e fare scansiona e il dispositivo si connetterà al nostro computer, e vedete che lui già va a tirare delle righe arancioni virtuali con quelli che sono questi angoli, che sono i limiti massimi di scannerizzazione, e lui li riconosce. Per quello che bisogna avere il tappetino, perché comunque questo ci dà l'idea di
quant'è la massima dimensione del foglio che andremo a mettere qua sotto, del libro, di qualsiasi cosa, a livello massimo di scannerizzazione. Sul lato destro abbiamo modalità colore, quindi auto deciderà lui in base a quello che gli andiamo a mettere sotto. Se mettiamo colore, quindi lui scannerizzerà a colori, se ovviamente il foglio o il libro che andiamo a mettergli sarà a colori, altrimenti in bianco e nero, anche se a colori potremmo farlo diventare in bianco e nero, scala dei grigi, timbri, schermi, no filtro, quindi sono tantissime opzioni che possiamo scegliere noi manualmente o lasciare in automatico, in cui decide lui in base a quello che sta scannerizzando. Sotto abbiamo metodo di elaborazione, carta piatta, quindi se dobbiamo scannerizzare un foglio, un libro, qualsiasi cosa di questo tipo, carta piatta. E sul lato destro del simbolo carta piatta abbiamo queste barrettine arancioni che ci vanno ad aprire un menu dove possiamo attivare o disattivare altre funzioni. Vedete che abbiamo tipo regola per direzione del testo, quindi anche se il foglio che avremo messo sotto ha appunto un testo e non sarà perfettamente allineato perché il foglio magari è un po' storto, lo addrizzerà lui. Ma se vogliamo addrizzare un foglio che non ha un testo, quindi magari solo un disegno o comunque qualcosa che non ha appunto un testo, potremmo fare riparazione automatica della pagina, poi fare conferma, quindi queste opzioni adesso saranno attivate, e lui addrizzerà in maniera automatica appunto il disegno, anche se il foglio non era posizionato in maniera perfettamente corretta a livello di allineamento, quindi addrizzerà l'immagine. Poi sotto abbiamo combinare i lati. Combinare i lati cosa vuol dire? Che lui potrà mettere nella stessa pagina le due facciate, quindi supponiamo di scannerizzare, non so, la carta d'identità, la patente per esempio, comunque che è su due facciate, ci farà fare la scannerizzazione della prima facciata e poi ci farà girare appunto quello che è diciamo l'oggetto che dobbiamo scannerizzare, supponiamo la patente, e nello stesso foglio, quindi nello stesso file, metterà le due facciate. E possiamo, andando a cliccare sempre sulle opzioni del lato destro del cambiare i lati, possiamo selezionare, vedete, regola per direzione testo, sempre la stessa cosa che avevamo prima, scegliere le dimensioni e selezionare anche se vogliamo orizzontale o verticale l'abbinamento delle due facciate, quindi se una sopra, una sotto o una a fianco all'altra. E poi sotto invece abbiamo selezione manuale. Che cosa vuol dire selezione manuale? Che potremo delimitare noi l'area di scannerizzazione, quindi magari solo una porzione della pagina che vogliamo scannerizzare o del libro che vogliamo scannerizzare, quindi andremo a selezionare solo quella piccola area e lui ci scannerizzerà solo appunto quella porzione selezionata. Qua invece a sinistra abbiamo la possibilità di dirgli dove vogliamo salvare i file che andiamo a scannerizzare, quindi gli daremo appunto la directory di salvataggio. Una volta fatto questo siamo pronti a scannerizzare. Quindi per prima cosa direi di provare a scannerizzare, non so, un libro tipo questo. Vado ad appoggiarlo, vedete in tempo reale la scannerizzazione c'è subito. Vado a selezionare carta piatta, quindi a questo punto vado a fare scansione automatica e vedete che lui ha già scannerizzato la copertina del libro e ovviamente l'ha messa in verticale, anche se qua il libro è in orizzontale per farcelo stare, perché se io l'avessi messo così non sarebbe rientrato in quello che erano appunto i limiti massimi di scannerizzazione, delimitati appunto da queste L bianche. Quindi andandolo a mettere in questa posizione l'ho scannerizzato in maniera corretta. Una volta fatto questo posso o cliccarci sopra due volte e vado ad aprire appunto il file JPEG che ho scannerizzato, come vedete, o altrimenti posso fare indietro qua in alto a sinistra e vedete che mi trovo il file scannerizzato e qua a destra appunto il nome del file scannerizzato. Se ne avessi scannerizzati di più mi troverei qua da parte una lista più lunga, ma dopo questo magari ve lo faccio vedere. Sotto in basso abbiamo il menu con tutte le possibilità di regolazione, dal poter tagliare una porzione dell'immagine che abbiamo scannerizzata, da regolare i colori, da regolare la saturazione, da regolare appunto quello che è l'immagine. Possiamo stampare, possiamo andare a modificare praticamente tutto quello che vogliamo, come vedete qua in basso, e poi abbiamo anche, come vi ho detto, l'OCR, quindi se vado ad attivare OCR vedete ha riconosciuto in automatico la lingua italiana, altrimenti possiamo selezionarla tra 185 lingue, quella che diciamo è la lingua che stiamo utilizzando. Possiamo esportarlo in Word, Excel, PDF o TXT. A questo punto, una volta che facciamo conferma, ci verrà salvato il file nel formato che abbiamo appena scelto in questa tendina,
nella cartella che abbiamo indicato già in fase di scannerizzazione. E poi qua a sinistra abbiamo ancora il menu dove ci dà la possibilità di andare a modificare quello che è l'immagine, con anche la possibilità di esportare i file nei vari formati che vi ho detto anche prima. Adesso direi di provare l'altra funzione, quella per combinare i dati, quindi prenderemo questo piccolo foglietto che potrebbe riprodurre quello che è una carta d'identità a livello di dimensioni più o meno, una patente che ha due facciate, quindi andremo a scannerizzare la prima facciata e poi la seconda. Quindi vado a mettere il foglietto qua sotto, vado a fare scansiona. Perfetto, vedete che ha scansionato la prima facciata, l'ha posizionata lui in alto, quindi noi questo lo potremo mettere dove vogliamo sulla superficie di scansione, ci penserà lui quando crea il foglio A4 digitale a posizionarli uno sopra l'altro. Quindi vado a posizionarlo qua sotto, vado a fare ancora scansione. Perfetto, vedete che adesso abbiamo i due file scansionati, quindi se io adesso ci clicco sopra abbiamo un foglio A4 con le due facciate, quello che servirebbe per una carta d'identità, una patente, cose di questo tipo, in maniera semplice le abbiamo inserite all'interno di un foglio A4. Poi un'altra cosa che volevo farvi vedere, che se io vado a mettere sotto la parte con il QR code, vedete, e vado a cliccare qua in basso, c'è il simbolo QR code codice a barre, perché diciamo il software è in grado di riconoscere sia il QR code che il codice a barre. Quindi vado a seleziono il simbolo con il QR code e vedete che lui ha riconosciuto, o meglio ha letto il QR code. A questo punto, se io vado a selezionare il link collegato al QR code che lui ha letto, che è Sim e Yacht Club, vado a fare copia all'opzione selezionata, adesso questo link lo posso andare ad incollare nella ricerca di Google o all'interno di un file Word, quindi ho quello che era il QR code letto e adesso posso stilizzare appunto il suo link di collegamento. Stessa cosa succede con i codici a barra, se io prendo questo foglio che è quello delle poste, lo vado a mettere qua sotto, vedete che in automatico lui ha già letto, visto che ero già nella funzione QR code codice a barre attivato, ha letto i quattro codici a barre che ci sono qua, vedete, io potrei fare copia e incolla il codice di quel codice a barre, che in questo caso è RB0014, però ne ha letti 4 perché ne ha visti appunto 4 sul foglio, e questa è un'altra cosa sicuramente interessante per quanto riguarda alcune funzioni, soprattutto magari da ufficio. Poi un'altra funzione che volevo farvi vedere adesso è la selezione manuale. Cosa vuol dire? Che se io prendo ancora il mio libro e voglio selezionare solo un'area da scansionare, quindi supponiamo di selezionare solo questa, vedete che se io tiro con il dito vado a selezionare solo il titolo, poi vado a fare scansiona e vado a cliccare su quello che lui ha scansionato, vedete che c'è solo la selezione che ho fatto. Se io adesso faccio indietro qua sul lato destro, come vi dicevo, mi trovo tutti i file che ho provato a scansionare, quindi ho la copertina del libro che avevamo fatto all'inizio, ho il file doppio, quello facciata frontale e posteriore della Yacht Club, e poi qua la selezione che ho fatto. Non abbiamo il QR code perché in quel caso lui ha letto il QR code, non gliel'ho fatto scansionare, gliel'ho solo fatto leggere. L'ultima funzione che volevo farvi vedere era appunto la tecnologia OCR, come è integrata e come funziona con questo scanner. Quindi prendo un libro per fare questa prova, lo vado a mettere qua sotto. Perfetto, vedete che lui con le righe arancioni ha più o meno evidenziato il libro, ci sono anche le mie dita perché lo sto cercando di tenere aperto, perché questi libri non stanno aperti da soli, quindi vado a fare scansiona ed ecco qua che ha fatto la scansione. Quindi vado indietro, qua sotto avremo il nostro libro, infatti, e andiamo a selezionare OCR. A questo punto gli dobbiamo dire in che formato lo vogliamo, quindi Word, vado a fare conferma, la destinazione di dove vogliamo venga salvato il file, qua sotto ci dice che è in esecuzione appunto il compito che gli abbiamo dato, e una volta che qua lui avrà finito di fare l'esecuzione del software OCR, attività completata, non ci resta che andare ad aprire, che lo troviamo nella cartella dove abbiamo salvato tutti i file che abbiamo scannerizzato in questo video.
Quindi andiamo a fare doppio clic, lui andrà a aprire in questo caso Page. Comunque vedete che il software adesso è digitale, quindi io le parole le posso andare a rimuovere, modificare, scriverci dentro e andare a fare tutto quello che voglio con il software modificato, ovviamente con la tecnologia OCR. E poi l'ultima cosa che voglio farvi vedere è che lo scanner può ruotare di 180 gradi e la telecamera, che è quella che legge normalmente la scansione, adesso è frontale a me. Perché? Perché utilizzando il software che si chiama CZUR Camera è possibile utilizzare, come vedete, due fotocamere, nel senso la fotocamera 1, che è quella del Mac, che è quella la webcam che è incorporata nel Mac, la seconda CZUR è lo scanner. Se io vado a attivare fotocamera frontale, vedete che il Mac mi sta inquadrando e questo è il software appunto della CZUR per utilizzare questa fotocamera, che andando a cliccare anche la seconda fotocamera, che è questa, vedete che adesso ho un secondo riquadro all'interno della stessa schermata. Andando a cliccare qua adesso ho due riquadri separati, quella del Mac e questa. E questa cosa serve? Serve se dobbiamo magari condividere ovviamente in una conferenza online un prodotto o qualcosa. Supponiamo che io voglia fare leggere questo foglio, ma rimanendo comunque completamente visibile nella schermata, vedete che posso farlo. Voglio fare vedere questo, ok, io posso farlo vedere nella schermata, ma rimanendo io completamente visibile. Abbiamo anche la possibilità invece di 4 riquadri nel caso avessimo 4 telecamere, o se no questa in cui c'è un riquadro piccolino come vedete in alto a destra e io nella schermata principale. Quindi questa è un'altra funzione di questo scanner, che per il prezzo che lo si va a pagare è davvero un ottimo prodotto e soprattutto facilissimo da utilizzare e da installare. Vi lascio qua sotto il link di Amazon se volete dargli un'occhiata, se lo volete acquistare, se volete solo, diciamo, leggere tutte le caratteristiche tecniche di questo prodotto. E se questo mio video vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno, anche di lui erano arrivati degli spoiler delle location dove vado a far volare tutti i miei droni. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Anche di lui ovviamente, se arriveranno i coupon sconto, li troverete sul mio canale Telegram Offerte. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.